Ce n'è messo di tempo. Dove sei stata? Ma guarda come ti sei ridotta. Sporca, lacera. Ti sanguinano pure i piedi. E pensare che potresti avere tutto. Fossi una poveraccia lo capirei. Ma tu? Una principessa. Prega, prega. Tanto è inutile che tu creda di non peccare, sai? Tu pecchi di superbia. E sei testarda. Il tuo comportamento è oltraggioso. Uno schiaffo a tutto quello che ti è stato dato. Se Dio voleva che tu conducessi questo genere di vita, ti avrebbe fatto nascere povera. E invece sei nata nobile e ricca. Te lo sei mai chiesto questo perché, Rosalia? È inutile che fai finta di non sentire. Ma guardati. Eri un fiore di bambina, il più bel fiore che si sia mai visto nel regno di Sicilia. Ma a che serve un fiore se non può essere raccolto per la gioia degli altri? Rimane lì ad appassire. Eri proprio un fiore di bambina. Me lo ricordo ancora. E anche tu te lo ricordi, vero? Perché anche se fai finta di non ricordare, ammettilo, che non puoi dimenticare il nostro primo incontro. Guarda, è il giorno del tuo compleanno. Le senti le voci? Sono tutti lì per te. Lo vedi il salone di casa tua illuminato a festa? Compivi 9 anni e stanno tutti festeggiando. Cresciuta. Fortunato colui che coglierà un così bel bocciolo. Non a caso i Sinibardi hanno organizzato questa bella festa. Ma non vi pare strana tanta magnificenza per una bambina che compie 8 anni? Che intendete dire? Ciò che è sotto gli occhi di tutti. Il nobile Gualdi. Ma no, che avete capito? Non è lui il designato, ma suo figlio, il giovane Baldovino. Allora la festa di oggi non è solo il compleanno della piccola Rosalina. Adesso ho capito. Eh sì, i Sinibaldi hanno la vista lunga. Appena hanno avuto sentore dell'ascesa del principe Gualdi presso il nostro re Guglielmo, si sono affrettati a proporgli la figlia per il giovane Baldovino. Hai visto cosa sono capace? Niente. Qualcuno ha guardato nelle scuole. C'è andato Giacomo, ma ancora non è tornato. Noi scendiamo nelle cantine. Aspetta. Se la trovate, state attenti. Potrebbe spaventarsi, povera piccola. Vania, l'hanno trovata. No, mio signore.
Dove può essersi nascosta? Da piccolina, quando aveva paura, si rifugiava tra le mie gonne. Ma ora... Forse i cani. Un gregge di 200 pecore, a chi la trova? Giovanni, hai guardato nelle scuderie? Ci è andato Giacomo, ma ancora non è tornato. Andate dalla principessa e fatevi dare un abito della bambina e fatelo annusare ai cani. Altezza, permettete che unisca le ricerche. Tu? E come potresti? Non conosci nulla del palazzo. E voi non conoscete i miei poteri. Ci vuole ben altro che i tuoi giochi di magia. Io so dov'è. Sempre scontrosa, per la paura di peccare. Ma che cos'è il peccato se non la rinuncia a vivere? A perdere il piacere dei buoni sapori, il piacere di un amplesso voluttuoso. E va bene, ammettiamo che quella che tu hai scelto sia davvero la strada che porta alla santità. Ma siamo sicuri che sia quella giusta? Vedi, poco lontano da qui, c'è un vecchio eremita che digiuna da 20 giorni. E tutti lo sanno. E di te chissà niente. Secondo me, potresti fare molto meglio. Per esempio, digiunare 40 giorni e 40 notti come Gesù nel deserto. Sentire Dio non vuol forse dire cercare di somigliargli? Più vicina a Dio, simile a Dio. Più vicina a Dio, simile a Dio. Più vicina a Dio, simile a Dio. No! No! Più vicina a Dio, simile a Dio. Occhi e quel che non c'era, ora lo tocchi. Ti piace? Ora, questo regalo lo devi portare sempre con te. Se te lo togli, non saremo più amiche. E se lo nascondiamo? Sarà il nostro tesoro segreto. So un posto difficilissimo. Scommetti che lo trovo subito? Vediamo, tu conta. Intanto io lo nascondo. Uno. Dai, nascondiamo i regali. Fa così. Lo fa con tutti. L'ha fatto anche con me. Ma la sua rabbia aumenta quando si trova di fronte a chi gli resiste. E allora comincia una lotta senza quartiere. Come le battaglie con i saraceni. Molto di più. Anche perché, vedi, quelle sono battaglie che si vedono.
La sua, invece, è una battaglia oscura che nessuno vede, ma che ognuno sente dentro. Ed è la battaglia più dura. Se la vinci, vivi per sempre. E se uno perde la battaglia? Allora perde tutto. Tutto? Anche i genitori, anche la casa. Portala sempre con te. E nei momenti difficili stringila vicino al cuore. Così vincerai la tua battaglia, piccola Rosalia. Ora vieni. Ti mostro la strada per tornare indietro. Certo ne abbiamo fatte di battaglie noi due, Rosalia. Più che di battaglie, direi che si tratta di una vera e propria partita. Finora pare che l'abbia vinta tu. Ma la mossa finale di chi sarà? Penitenza, 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 penitenza. Quanta penitenza. Mezzucci. Mezzucci per tenermi lontano da te. Mi hai voluto tu. Hai scelto tu di avermi accanto. Potevi sposarti. Oppure farti badessa. E invece, che cosa hai fatto? Hai scelto di rintanarti in questo buco per resistere alle mie tentazioni. E i dubbi? I dubbi che ti sto facendo venire. Oh, Rosalia. Puoi nasconderti al mondo intero, ma non a me. Rosalia! Rosalia, sei qui! A quanto pare è una visita. Qualcuno si ricorda ancora di te. Rosalia! È quella seccatrice della tua amica Antonia, non vorrei lasciarla lì sulla porta. Avrà girato tanto per trovarti. Il meno che tu possa fare è accoglierla. Quanti anni sono che non vi vedete? Ti ricordi quanto bene vi volevate? Vai, corri ad abbracciarla. Che cosa vuoi che sia un attimo di fronte all'eternità? L'immensa gioia di un abbraccio non può rompere il tuo voto di solitudine e silenzio. Rosalia, ti prego, affacciati! La senti? Che aspetti? È Antonia, la mia cara Antonia. Ti ho trovata finalmente e sei viva. Sapessi le volte che ti ho pensata. Lo so, tu hai deciso di non vedere più nessuno. Scusami se sono venuta, ma io non posso dimenticarti. Anche tuo padre e tua madre. Posso dirgli che sei qui? Sono stati tanto in pena per te. Sapere che sei viva li conforterà. Tuo padre non sta molto bene, ti ha perdonata e sarebbe disposto a tutto pur di rivederti. Lo sai che mi sono sposata e ho già due bambini? Anche Baldovino parla spesso di te. Forse dovrei essere un po' gelosa. Baldovino? Ehi! Che cosa stai guardando? Niente, niente, per un attimo. Hai una ciocca fuori posto. Baldovino non ti deve vedere in disordine. Baldovino, l'hai già visto, è qui. Non vedi l'ora, eh? Non sei la sola. È l'eroe del giorno da quando ha salvato la vita al nostro re. Dai, andiamo a distribuire i viveri ai bisognosi. Lo sai che i loro auguri portano fortuna.
Scusate, avete visto quell'uomo con il bastone? Dimmi, qual è la strada? Che cosa devo fare? Tu lo sai. La risposta è dentro di te. Dove troverò la forza? Nella rinuncia. Come potrò infliggere tale dolore intorno a me? La felicità non è in questa vita. Quella vera la troverai solo nel resistere alle tentazioni terrene. Ma dove sei? Ovunque. Ovunque tu mi cercherai. Rosalia, ancora non stai dormendo? Non riesco ad addormentarmi. Guarda che domattina ti devi svegliare presto. O hai dimenticato che giorno è? Allora, mia cara, sei pronta per il grande passo? Barba barbosa, non trovo la mia sposa. Dov'è che si è nascosta? Dentro al letto è la risposta. Ma chi hai? Invece di essere contenta con uno sposo come Baldovino che ti aspetta, ho fatto un sogno. Era come se fosse ieri. Era il giorno del mio fidanzamento. Che bello! C'ero anch'io. Ma ad un tratto tutto si oscurava. E io lo cercavo. Chi? Baldovino? Ti ricordi? Il pellegrino di cui ti parlai, che mi salvò quando ero bambina. Sì, certo. E allora? L'ho rivisto. Ma era nella nebbia. Mi ha parlato. E mi ha detto che... Che cosa? Che nulla ha senso in questa vita. Se non in vista dell'altra, quell'eterna. Come posso resistere alle tentazioni? Mi fai male, Rosalia. Ma si può sapere che cosa ti prende? Guarda che quando dici queste cose mi fai quasi paura. Io voglio essere come te, come gli altri. Perché sento che intorno a me tutto è tentazione? Niente di ciò che ci appare è quello che è. Rosalia, non dare retta ai tuoi pensieri o la tua mente verrà offuscata. E se anche Baldovino non fosse quello che è? E chi dovrebbe essere? Rosalia, hai fatto solo un sogno. Ma il sogno più bello è quello che ti aspetta domattina. Ho già detto alle serve di portarti l'abito. E tu guardati quanto sei bella. Però adesso devi cercare di dormire. Thank you.
com'è andata la battuta di caccia? 5 cinghiali. Uno così grosso che ci vogliono 3 uomini per sollevarlo. Vostra grazia, sta arrivando il principe. Signora, che notizie mi date? Nessuna nuova. La sua testa è sperduta nei labirinti della follia. So ben io cosa devo fare per farla rinsavire. Un altro mese senza uscire, senza vedere nessuno, e le tornerà la ragione. La sua bellezza è così sciupata. Non tocca più cibo. Permettete, signore, che vi dica che non è questa la maniera giusta per far tornare vostra figlia alla ragione. Lasciate fare a me. Eppure, non sono un buon cristiano, io. Quale peccato ha commesso la nostra famiglia per meritare un simile castigo? Avete riparlato col giovane Baldovino? Ho cercato di convincerlo ad aspettare, ma per quanto tempo? Oltretutto una sposa malata e queste male lingue che non si fermano. C'è già chi insinua che il nostro sangue è malato. Ci tenevo a questa unione, la nostra famiglia vincolata a quella dei Gualdi. E ora... Permettete che si faccia come dico io. Manderò a chiamare oggi stesso padre Gildo. Che le parli. Lui è il suo padre spirituale. Forse cercherà di capire cosa le si agita nell'anima. Padre Gildo! Che gioia rivedervi! Figliola cara. Troppi, troppi gradini per le mie vecchie gambe. Sedete, padre. Padre Gildo, se sapeste quante volte ho desiderato parlare con voi, da tempo non vedo più nessuno. Sono qui per volontà dei tuoi genitori. Tu sai, figliola, quanto loro siano in ansia per te. Ora dimmi, per quanto tempo ancora vorrai contrastare la loro volontà? Io non lo so, padre. Non sono io che posso decidere. E chi, cara figliola? Padre, me lo avete insegnato voi, che esiste una volontà superiore. Figliola cara, bisogna stare attenti a non confondere la volontà di Dio con gli impulsi o i capricci o peggio. Tu sei sempre stata una buona figliola. Perché improvvisamente ti sei ribellata alla tua famiglia e al sacro vincolo del matrimonio? Torna in te, Rosalia. Potrai essere una buona moglie e una buona madre. Non mi sento chiamata a questa vita. Fai attenzione, Rosalia. Tu stai sciupando i doni che il Signore ti offre. La tua bellezza, per esempio. Ma allora cos'è che vuoi? Cosa cerchi? Forse Dio tra le mura di un monastero. Ehi, ma le tue mani bruciano. Capisco. Non puoi o non puoi vedermi. Però pensa ai tuoi genitori. Non hai alcun messaggio per loro. Ricorda quel che ti ho detto. Tuo padre è vecchio e malato e sarebbe per lui una grande gioia vederti almeno una volta prima di morire. Forse tu vuoi cancellare completamente il passato, ma questo può far soffrire chi ti vuole bene. Ecco, ti lascio una cosa. L'ha ritrovata l'altro giorno la mia bambina nell'albero dove l'avevi nascosta, ricordi? Devo andare, ma ora che ti ho trovata, tornerò presto. No, Antonia. Tu verrai, ma io non ci sarò. Ha ha ha!
Hai fatto bene a cambiare casa. Questa è più spaziosa. Anche se devo dire l'altra era più intima. Certo ne abbiamo passato di tempo noi due insieme, vero Rosalia? Ma tu zoppichi. La tua gamba è peggiorata, deve farti molto male, vero? E pensare che basterebbe anche solo un cenno del tuo capo, Rosalia, ed io potrei guarirti per sempre. Rosalia, non conosco nessuno più testardo di te. E va bene, ammettiamo che non ti interessa l'amore, la giovinezza, la ricchezza, e cerchi come un assetato cerca l'acqua solo la sofferenza. Ma come puoi essere insensibile alla sofferenza degli altri, di chi ti ama, di tuo padre, per esempio? Vuoi vederlo per l'ultima volta? Pensa che sollievo per tuo padre poterti dire che ti ha capita e perdonata. È l'ultima occasione della sua e della tua vita. Rosalia, è orribile lasciare questa vita con un peso come quello che porta tuo padre. E tu sei l'unica che può salvarlo. No, non puoi fargli questo. Non puoi andarsene così adesso. Non finisce qui. Hai vissuto per la santità, ebbene, farò di te una creatura che non è mai esistita. Nessuno dovrà ricordarsi di te e la tua memoria sarà cancellata per sempre. Avanti! Signore, permettete che vi parli? Ho saputo che avete dato il permesso all'equipaggio di sbarcare. Vorrei farvi notare che durante la traversata tra l'equipaggio si sono verificati almeno 3 casi di decesso. Lo so, probabilmente si trattava solo di dissenteria. Ma non è tutto. Metà dell'equipaggio accusa gravi sintomi di malessere. Signore, scusate, ma vorrei farvi presente che in casi di questo genere abbiamo sempre ordinato la quarantena in attesa che la situazione fosse chiarita. Lasciate a me l'applicazione della legge. Ma signore... Basta! Voi avete fatto il vostro dovere. Lasciate a me il compito di decidere. O piuttosto, a chi è più in alto di voi e di me. È il Consiglio che ha deciso così. Ma il Consiglio non sa che le merci potrebbero essere infette. Poco importa. Quando c'è di mezzo la politica, non vorrete che per causa nostra si rovinino i rapporti con Tunisi.
Proprio così. I doni che il viceré aspettava viaggiano su questa nave. Capite ora? Andate. Buongiorno, Geronima. C'è vostro marito? No, è uscito stamattina presto. E non è ancora tornato. Ma che avete? Non lo so, le gambe. È da stamattina che non le sento. Oh, Pietro, venite, entrate. Riposatevi un attimo. Avrà bevuto troppo. No, non puzzava di vino. Ma quanto ci mette questo cerusico? Bruciate tutto! Bruciate tutto! È peste! È peste? Eminenza. Calma, calma, figliuolo, quante irruenze. Perdonatemi se vi interrompo, ma è accaduto qualcosa di miracoloso. Calma, calma. Voi giovani, sempre tanto entusiasmo a gridare al miracolo. Poi si tratterà di una semplice sciocchezza. Avete ragione, vi domando scusa. Ormai mi avete interrotto, raccontatemi. Dunque, al lazzaretto, qualche tempo fa, una donna che aveva ricevuto già l'estremunzione dice di aver avuto una visione. Ebbene? Ebbene, questa donna è guarita dalla peste. Guarita dalla peste? Come sarebbe avvenuta questa guarigione improvvisa? Il marito, che l'assisteva, racconta che la moglie gli ha chiesto dell'acqua. E mentre lui si è assentato, la moglie avrebbe visto una luce dentro la quale sarebbe apparsa la figura di una monaca. E dunque? La figura di questa monaca pare abbia detto di chiamarsi Rosalia. Rosalia... Rosalia, in momenti come questi, con la peste che miete centinaia di vittime, il popolo si attacca a tutto. Ed è pronto a scambiare per visioni delle semplici allucinazioni. Andate, andate. Anzi, perché voi non crediate che io sia un vecchio che non sa ascoltare, vi prego, andate ad informarvi se il fatto corrisponde al vero. Se così fosse, indagheremo su questa Rosalia. Vado. Ci mancava solo Rosalia. Santo cielo, cosa è successo? L'altro giorno, sul Monte Pellegrino, dove si è recata per renderle la grazia, la santa le è riapparsa e le ha detto: chiama i palermitani, che vadano a scavare sul monte dove io ho vissuto. Lì troveranno i miei resti. Portatele in città, solamente così la peste passerà. Allora che aspettate? Se questa Rosalia è davvero santa, come ha guarito Geronima, farà il miracolo per tutti. Che abbiamo da perdere? Ho detto bene. Eminenza, aspetti che l'aiuto. Ah, grazie. Dunque, quali notizie mi portate stamattina? Né buone né cattive, Eminenza. Come sempre... Anche ieri il lazzaretto si è riempito di nuovi malati. Altre anime che se ne vanno. Povero popolo di Palermo, così colpito. Noi dovremmo fare una visita al lazzaretto. Beh, se non volete, siete esentato. Eminenza,
Io non penso a me, penso a voi. Non mi sembra il caso che voi vi rechiate al lazzaretto. È il centro del contagio. Il buon pastore sta vicino al suo gregge, soprattutto quando il gregge è ammalato. Fiat voluntas Dei. E la volontà del Signore è misteriosa. Potesse accadere qualcosa che noi non conosciamo. A cosa pensate? Rosalia. Rosalia? Non ricordate? L'apparizione che ebbe quella donna, che poi guarì dalla peste. Geronima Logatto, il suo nome. Mi avevate domandato voi di indagare. Ah, sì, sì, ricordo. E che cosa avete scoperto? La gente mostra di crederle. In questo momento è inevitabile. Il marito sta organizzando ora una spedizione con altri al Monte Pellegrino per cercare i resti di questa Rosalia. Perché sul Monte Pellegrino? Perché è proprio lì che questa donna dice di aver avuto una nuova visione. Durante la quale... Durante la quale? Questa Rosalia avrebbe indicato alla donna la via per la grotta dove si troverebbero i suoi resti. E le avrebbe detto di cercarli e portarli in città. E dopo la peste sarebbe terminata. E questa sarebbe la via misteriosa a cui facevate riferimento? Ecco, è questa la grotta che ha indicato mia moglie. Tu vieni con me. Tu aspettami fuori. Mattia, prendi tu il mio posto. Avete trovato qualcosa? Solo il cranio di una pecora. Siamo qui da 2 giorni e mi pare che abbiamo scavato fino all'inferno. E non c'è niente di quello che interessa a noi. Siamo venuti qui per dare retta alle visioni di una povera pazza mentre a Palermo c'è la peste. Ma non avete nessuno che vi aspetta. Ma voi chi siete? Non vi ho mai visto. Sono uno che usa il cervello e che non crede alle fantasticherie. Io... basta, me ne torno a casa. Ma come? Ci lasci soli? Non c'è niente qui dentro. Non c'è nessuna santa da cercare. Avete capito? Ma dove vai? Torna qua! Ci lasci soli! Capisco. Perché vuoi uscire a quest'ora? Per stasera almeno resta a casa. No, non è giusto tenerci in casa le reliquie di una santa. E poi, quando ti è apparsa, non te l'ha chiesto lei stessa di portare subito i suoi resti all'arcivescovo? Sì, però... è che non sono tranquilla. Ma da qui all'arcivescovato sono solo pochi passi. Cosa vuoi che mi capiti? Cinque quesetto, vinto ancora io. Ah, che il diavolo ti porti. Accidenti, mi hai ribollito. Domani porteremo sicuramente un nobile. E gli porteremo via tutto. Oste! Ancora nel bil! Posso offrire? Amici, vi saluto! Buonanotte a tutti! Buonanotte!
Avanti. Eminenza, un uomo chiede di conferire con voi urgentemente. A quest'ora? Lo so, Eminenza, ho provato a spiegarglielo, ma insiste. Deve consegnarvi qualcosa. Pare che sia successo un incidente. Beh, fatelo entrare. Il mio padre spirituale ha 10 minuti per ascoltarmi. Oh, Eminenza, voi... Oh, Eminenza. Eminenza è una parolona, è un titolo importante. Ma quante responsabilità si porta dietro? Ma c'è qualcosa che vi cruccia? Il popolo di Palermo vuole il suo patrono. È un desiderio che è andato aumentando. Specialmente da quando la peste ci flagella tutti. In momenti come questi, lo sappiamo bene, il popolo si lascia suggestionare e grida miracolo, miracolo. Chiunque si svegli la mattina credendo di essere guarito dalla peste pensa di essere un miracolato di questo o di quel santo. Ah, sì, vi riferite a quel fatto di cui tutti parlano per ora. A quella presunta guarigione di quella donna. Sì, l'allogatto. Sì, l'allogatto. Dopo la sua apparizione hanno trovato delle ossa sul Monte Pellegrino. Me le hanno naturalmente portate, ma prima le hanno fatte passare per la città. E ora la gente grida «Viva, viva Santa Rosalia, patrona di Palermo!» Capisco, capisco. La gente non ha dimenticato che se la peste è potuta scoppiare da noi, la colpa è del consiglio e del viceré che hanno permesso a quella nave infetta di attraccare. La loro rabbia potrebbe crescere e riversarsi su di noi qualora non acconsentissimo a quello che chiedono. Ed è questo il problema. E potreste istituire una commissione di controllo per accertare l'autenticità delle ossa. E prendereste tempo. Ci ho pensato, ma se la commissione desse il parere negativo, chi terrebbe a freno le teste calde? Ma che Dio ci aiuti. Aprite! Sì, senz'altro, Sua Eminenza è competente in materia. Vedrete che senz'altro ci dirà qualcosa di definitivo. Va bene, faremo il possibile. Sua Eminenza il Cardinale. Come vanno i vostri acciacchi, Fra Giovanni? La volontà è forte, Eminenza, ma sono purtroppo le gambe ad essere deboli. Approfittate allora della presenza di tanti esimi medici. Forse avranno qualche rimedio per i vostri acciacchi. Sembra che la scienza abbia fatto dei grandi progressi ultimamente. Purtroppo questi progressi non sono serviti per la peste. Eminenza, contro i castighi di Dio... Il buon pastore non vuole vedere soffrire il suo gregge. Io direi piuttosto che ci sia la mano del diavolo, no? Comunque, non siamo qui per parlare di peste.
Siamo qui per accertare la verità sui resti ritrovati a Monte Pellegrino. Voi dovete studiarli. Me ne farete una relazione. Voi, padre Giovanni Maria, insieme al vicario generale, vi informerete, documenterete miracoli, visioni che i palermitani dicono di aver avuto. Pare siano anche più di 300, Eminenza. Sì, appunto, pare. Eminenza, quanto tempo abbiamo per portare a termine l'esame? Mi relazionerete domani. Vorrei ricevere un primo risultato dei vostri studi entro domani. Ma abbiamo solo poche ore. Beh, vorrà dire che lavoreremo anche di notte. Io però avrei bisogno che uno di voi si prenda l'incarico di farmi la relazione sui risultati a cui perverrete. Chi di voi mi relazionerà sui risultati dei vostri studi, delle vostre ricerche? Io, Eminenza. No, non è di donna. Sulla rupe. Volevo farla finita. All'improvviso, in una grande luce mi è apparsa. Che figliolo? Mi ha detto... Sono Rosalia. Fermati ed entra nella mia grotta. Vi... Troverai un rifugio per la tua anima. E poi? Mi ha detto... I saggi... Non riconosceranno le mie ossa. Tu raggiungerai tua moglie e tua figlia tra 4 giorni. Con la serenità nell'anima. Fai sapere al cardinale che i resti ritrovati sono ciò che resta del mio corpo. Dunque, voi mi dite che non sono di donna. Non io, Eminenza, ma tutta la commissione lo dice. E il giudizio è stato unanime. Eminenza, anche un profano si accorgerebbe che ciò che vi è stato consegnato sono ossa maschili. Bene, se il vostro parere è stato questo, seppellirò questi poveri resti e chiuderò la pratica. Andate. Aspettano di sapere. Vogliono la loro santa patrona. E io non posso dargliela. Avreste potuto. La persona che è appena uscita ve lo ha impedito. Ma come mi si dice che sia un grande medico? Eminenza, dimenticavo. Don Pietro Lo Monaco vorrebbe essere ricevuto. Sì, entrate.
Dunque, abbiamo preso atto di quello che ci è stato riferito. Vi avevo chiesto di indagare sui resti ritrovati sul Monte Pellegrino. Il vostro giudizio, il vostro risultato di questa indagine non mi sembra sia stato unanime. Se ritenete che questi resti siano di natura maschile, io ritengo che non sia più necessario andare avanti con l'esame. Quindi sciolgo la commissione. Andate. Voi no, padre Giovanni. Padre Giovanni? Oh, Eminenza, scusate. Anche voi vittima di visioni? No, 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 non ne ho avute mai in vita mia. Qualche segno, così, che ho cercato di interpretare al meglio. Allora ho qualche cosa per voi. È venuto a trovarmi Don Pietro Lo Monaco, assistito da un certo Bonello. Ah, Bonello, sì, sì, lo conosco, lo conosco. Un bravo giovane, sì. Era soprannominato il cacciatore. Questo Bonello, in punto di morte, ha riferito di aver avuto una visione. Oh, siamo a un altro caso, come quello di Geronima Lo Gatto. L'oggetto è lo stesso, ma questa volta Rosalia ha un messaggio direttamente per me. Mi ha fatto sapere che le ossa ritrovate sono le sue e che solo quando le avranno riconosciute la peste cesserà. Beh, certo che non si può dubitare delle parole di chi è in punto di morte. Ma c'è di più. Rosalia mostra di saperla lunga. Infatti, predice il mancato riconoscimento delle sue ossa. Ma questo è avvenuto solo oggi. Né Bonello poteva immaginare cosa sarebbe successo oggi in commissione. Ci ho riflettuto. Ma non posso pensare che Bonello sia stato strumento di una volontà popolare che voglia batterci sul tempo. E dunque? La commissione si è pronunciata. Ma noi sappiamo che ci troviamo davanti a dei fatti inspiegabili. Ora più di prima, i resti di Rosalia devono avere una nostra grande attenzione. Avete intenzione di nominare una seconda commissione? Sì. E sarete voi, proprio voi, a presiederla. Cercherete dei nuovi medici e avrete forse anche l'aiuto della Compagnia di Gesù. E che Dio ci aiuti. Potete andare. Quest'uomo non mi piace. Il suo sguardo sembra volersi impossessare dei nostri pensieri. E pregate, sorelle. Pregate per tutti noi. Abbiamo bisogno delle vostre preghiere. Che Dio accolga le nostre voci. Lui le accoglierà. Eminenza, il nostro confessore, Fra Giovanni Maria. Bene. È stato portato al lazzaretto. Sforzate. No, no, non è poi così doloroso, Eminenza.
pazienza. Adesso vi faccio portare subito l'arcivescovato. Non è luogo per voi, visto. Ho chiesto io di venire qui. Ho dedicato tutta la mia vita a dire a quelli che stanno male. E non potrei allontanarmi adesso che la mia vita terrena sta per finire. Come faccio? Anche stavolta avete trovato il modo di darmi una grande lezione. Però mi avete anche giocato un bello scherzo. Mi lasciate solo, proprio quando ne ho più bisogno. Lo so. È il mio cruccio questo, il mio cruccio. Ma sono sicuro che quando sarà il momento saprete prendere la decisione giusta. Ma io ho sempre confidato nel vostro consiglio e potrete continuare a farlo. Vesto gli abiti di un principe della chiesa e tutti si aspettano da me che io prenda la decisione più giusta. Ma voi lo sapete, ci sono le esigenze della chiesa e c'è la volontà di Dio. E poi c'è l'uomo, con tutte le sue debolezze, con tutti i suoi bisogni, con tutti i suoi limiti. Come vi riconosco in queste parole. Voi siete un principe della chiesa, ma io rivedo in voi quel felice giovanotto di allora che venne da me. Vi ricordate quel giorno? Perché credeva che la sua fede non fosse più salda, fosse un po' debole, si fosse inaridita. Non l'ho mai dimenticato, mai. Mi aspettavo di parlare ogni giorno con Dio, ma il tempo passava e non sentivo alcuna voce. E voi che avete fatto? Vi ho ascoltato. Eminenza, state entrando in cappella a quest'ora. La cena è pronta e si raffredderà. Lasciamola raffreddare. Ho altro da fare. Siete intenzionato a passare tutta la notte in cappella, non è vero? Forse tutta la notte. O forse resterò fino a quando Dio vorrà. Hai visto cosa sono capace? Hai vissuto per la santità? Ebbene, farò di te una creatura che non è mai esistita. Nessuno potrà ricordarsi di te e la tua memoria sarà cancellata per sempre. Esiste una volontà superiore. Eminenza, avete l'aria stanca. Ho avuto visite, ma ora andiamo. C'è molto da fare. Da oggi, Palermo ha la sua padrona.